mister pensa sia difficile commentare la sconfitta così, dopo il primo tempo letteralmente dominato con tantissime occasioni da gol. Secondo tempo fai il gol 10 minuti dalla fine, sembra fatto, e poi succede quello che non deve succedere. Sì, succede quello che non deve succedere, che un assistente deve alzare fuori gioco 4 giocatori di 3 metri. Abbiamo i filmati per quello, sì. Diventa difficile, sì, spiegare una partita così. Sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro, perché il primo tempo devi chiuderla sul 3-4-0, non su 1-0. Hai giocato solo due, hai sprecato l'impossibile, vai sul 1-0. Parti subito prendendo gol. Abbiamo sicuramente dormito, riesci a fare il 2-1, è la partita completamente in volume. E poi subisce gol così, gira il VAR, dà fastidio, anche perché il primo tempo una palla dentro di mezzo metro, vista anche questa da filmato, non data, stiamo parlando di Serie D, senza Serie D, gli assistenti sono questi, può succedere veramente di tutto. Mi dà fastidio, di solito non parlo degli arbitri o degli assistenti, però quando una palla è dentro di mezzo metro, quando in fuorigioco ce ne sono 4, di 2 metri in fuorigioco, devo anche un po' parlarne. Poi, per carità, il loro portiere è stato anche bravo, alla fine ha parlato l'impossibile. Gira le balle, testa bassa e la palla, non ci resta che fare altro. C'è grande rammarico, grandissima rabbia, però purtroppo il calcio in Serie D è anche